Sì, la ringrazio, signor Presidente. Ecco, anche in questo caso, sinceramente, guardiamo con stupore alla decisione assunta dal Governo, perché è un ordine del giorno che chiede nient'altro, signor Presidente, di poter garantire a delle persone che comunque sono in divisa, e mi riferisco ovviamente agli agenti di polizia locale, di poter garantire appunto a questi lavoratori di poter essere dotati di strumentazioni e a poter contare su un certo tipo di addestramento, dal momento che comunque essendo persone che sono in divisa ed essendo lavoratori, vorrei ricordarlo a tutti, che comunque ricordano, così come parecchie o tutte le altre forze di polizia presenti nel nostro territorio, ricordano dei caduti sul lavoro, non per chissà quale tipo di caso, ma l'ultimo esempio, quello o uno degli ultimi esempi, quello sicuramente più eclatante, quello che ha fatto più notizia, che vorrei ricordare in quest'Aula, l'esempio dell'agente di polizia locale di Milano, Niccolò Savarino, che è stato travolto e ucciso da un Rom un anno e mezzo fa, mentre cercava appunto di svolgere il proprio dovere. Perché ricordiamocele queste cose quando si parla di svuota carcere, eccetera. Noi chiediamo con questo ordine del giorno che per investimenti da parte degli enti locali, ripeto, in addestramento, in dotazioni per questi lavoratori, per questi impiegati pubblici, ma che svolgono una funzione particolare, beh, ci sia lo sblocco del patto di stabilità. Stiamo parlando, qualora qualcuno non lo sapesse, di persone che vengono identificate dai criminali in quanto girano vestiti di una divisa in quanto girano armati, e questo è uno dei paradossi che vorrei ricordare in quest'Aula dello Stato italiano. Gli agenti di polizia locale sono praticamente impossibilitati all'utilizzo di qualunque tipo di arma, ivi compresa quella che portano addosso, tanto è vero che hanno il terrore assoluto di estrarre l'arma di ordinanza, perché godono di leggi che rispetto agli altri operatori di polizia locale sono nei loro confronti sicuramente molto limitanti. Vorrei ricordare un altro esempio assurdo, ma che è indice del paradosso della burocrazia italiana. Gli agenti di polizia locale, a seconda della provincia in cui svolgono la loro funzione, godono anche della diversa possibilità dell'utilizzo di strumenti di difesa. Vi faccio l'esempio della Lombardia. La polizia locale di Milano e di Brescia, città, ha la possibilità di usufruire delle mazzette di segnalazione, quelle che vengono chiamate mazzette di segnalazione, che sono sostanzialmente i manganelli utilizzati non per sprangare ma per difendersi. Bene, la polizia locale di Bergamo invece non può utilizzare le mazzette di segnalazione, per cui si trova all'interno di due polizie locali che hanno le stesse funzioni, che hanno la stessa formazione, ma questo perché? Perché un oscuro ufficio del Ministero dell'Interno, di fronte a una richiesta fatta dall'amministrazione di Bergamo, ha risposto no. Queste, signori, sono le assurdità nelle quali noi ci troviamo. Per cui vi invito nuovamente a riflettere, noi che siamo i legislatori, vi invito nuovamente a riflettere su quello che facciamo. Se mandiamo in giro persone armate e con la divisa, se li dotiamo di funzioni di polizia giudiziaria, diamo loro la possibilità di difendersi nella loro attività. Non lo fanno perché così, lo fanno perché è il loro dovere, lo fanno perché le leggi questo loro chiedono, cioè funzioni di polizia giudiziaria, ma oggi in questo Stato la polizia locale viene vista solo ed esclusivamente come coloro che magari girano portando le raccomandate, che suppliscono alle carenze degli enti locali che non hanno più i mezzi comunali, per cui deve fare la polizia locale. Signori, abbiamo in giro decine di migliaia di agenti in divisa che portano un'arma e che non sono addestrati e che non danno le dotazioni e che non possono difendersi nell'esercizio del loro dovere. Io vi chiedo cortesemente, guardiamo a queste persone, evitiamo almeno nei loro confronti, ricordo persone che hanno la loro categoria professionale già dei morti sul lavoro, morti perché attaccati da delinquenti, diamo loro la possibilità di svolgere il loro dovere. Grazie.